e allora ci siamo opposti, perché la Puglia deve ripartire, ma deve ripartire dall'agricoltura, perché attenzione, questa terra ce la vogliono industrializzare, vogliono metterci al posto degli ulivi fonti di energia rinnovabili, tra virgolette, vogliono industrializzare il turismo con i campi da golf, con i resort. Questo non è il turismo, perché attenzione, la Puglia sta diventando il serbatoio di energia per tutto il nord Italia, dalla TAP alle radiazioni olivi, alle biomasse, ai fotovoltaici, alle paleoliche, al gruppo Marcegaglia, ai famosi termovalorizzatori. Ma che cosa dobbiamo termovalorizzare noi? Noi dobbiamo valorizzare la nostra cultura, e per questo ci opponiamo fermamente. I nostri olivi lì sono, nella provincia di Lecce, Gallipoli, li abbiamo risorti quegli olivi. Non è vero che sono morti i nostri olivi, sono soltanto abbandonati dall'incuria. Attenzione, questa volta l'Unione Europea non è quel mostro che ci avevano spaventato. Questa volta l'eradicazione, la richiesta è partita dalla Puglia per poter eradicare i nostri olivi. Io vi dico, dateci forza, perché noi dobbiamo combattere e abbiamo già la proposta, la nostra proposta, Puglia naturale, no alla Puglia cementificata, no alla Puglia del deserto, no alla Puglia dei poteri forti. C'è solo un potere che noi dobbiamo eradicare, eradichiamo gli interessi politico-mafiosi che hanno invaso questa regione. Grazie a voi, grazie Magna Grecia! Grazie per la testimonianza, mai purtroppo così attuale. Allora ragazzi, io vi voglio fare l'ennesima preghiera, innanzitutto per contribuire a tutte le attività del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Da quest'anno c'è la possibilità anche, in occasione della dichiarazione dei redditi, di devolvere il 5 per 1000, che per noi sarebbe un aiuto fondamentale per portare avanti tutte le nostre iniziative, tutte compresa questa, ma non questa è la più importante di tutte. Un'altra cosa che vi voglio dire, siamo pronti? Sì, siamo pronti, chi si esibisce adesso se prima me ne ho bisogno di stato. Vuoi che fate passare il pallone, ci sono i minimi, ma questo cazzo non mi viene mai, ragazzi. Deve avere il nostro primo maggio, quale deve essere la vera natura di questo primo maggio? Siamo qui per fare cosa? Per festeggiare o per lottare? Io
io penso che di fronte a uno Stato che consente la sistematica violazione dei diritti per favorire l'interesse privato, di fronte ad un governo che preferisce bruciare denaro pubblico negli altiforni di un'azienda a pezzi invece di investirli su un territorio dalle mille potenzialità, di fronte ad un sindacato che parla di patto sociale, ma che poi quando si tratta di Taranto si appiattisce sui diktat del governo Renzi e quindi sull'idea di una politica industriale scellerata, una politica industriale che ignora il diritto alla salute e che restituisce ai cittadini un territorio sfruttato, abbandonato, violentato. Beh, di fronte a così tanta sfrontatezza, noi precari, noi disoccupati, noi studenti, pensionati, noi cittadini e lavoratori liberi e pensanti, non possiamo nel modo più assoluto considerare quella di oggi una giornata di svago. Questo primo maggio per noi tutti è un primo maggio di lotta, è l'ennesimo primo maggio in cui vi urliamo contro tutto il nostro disgusto e tutto il nostro disprezzo, perché non può esserci rispetto per chi ha deciso di ignorarci, di ignorare le nostre urla di dolore. Non può esserci alcun rispetto per i professionisti della politica che hanno speculato e che speculano sulla buona fede di chi crede alle promesse elettorali. Io non so cos'altro poter dire ad una città che ha subito e continua a subire tutto questo. Chi si aspetta da me, da noi, dal comitato qui sopra una qualche magia o una soluzione rimarrà deluso. Io sono un elettore, non un eletto, e la mia qui oggi è una sincera confessione di impotenza. Però mi hanno insegnato che sapere è il primo passo per trovare la strada, e noi di cose ne abbiamo scoperte di saperne davvero tante. Adesso ognuno di noi deve decidere quale sarà il prossimo passo. Non è importante fare lo stesso percorso, ma tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a fare qualcosa con lo stesso obiettivo, certo, ma non necessariamente insieme, perché se ognuno di noi si muove, comunque sia, qualcosa dovrà pure accadere. Non abbandoniamoci quindi allo sconforto, anche quando lo Stato difende i nemici di questa città, anche quando imbavaglia la magistratura. Non dimentichiamo mai che la disperazione degli onesti può cambiare società e sistemi, può farlo. Quindi è indispensabile il tentativo di ciascuno, e ognuno di noi oggi deve promettere che non ci fermeremo mai, mai. Eppure questo è fatto, abbiamo stato chiede tutto quanto, ma alla fine stiamo tutti qua. Non so quanti fra quelli che c'erano la prima volta sotto il palco del primo maggio di Taranto avrebbero immaginato cosa sarebbe diventato oggi. Mi riferisco ai musicisti, agli organizzatori e al pubblico. Noi musicisti veniamo spesso coinvolti in eventi che hanno uno spessore notevole sotto il punto di vista dell'impegno, ma Taranto ha un sapore diverso. Saranno le ferite della città o forse una certa incoscienza che ha caratterizzato l'organizzazione di questa giornata dall'inizio. Credo che a rendere tutto così speciale ci sia soprattutto il fattore dal basso. Questo è un evento che nasce davvero da un'esigenza irrefrenabile, da persone che con determinati problemi ci fanno i conti tutti i giorni. Lavorare al loro fianco è un enorme privilegio. E poi c'è la musica, che ha spesso un ruolo importante quando si tratta di veicolare un determinato tipo di messaggio. Fa parte della potenza della musica stessa. La musica c'è sempre, nel bene e nel male. Noi siamo fortunati, il nostro lavoro ci consente di incontrare tanta gente, conosciamo spesso i loro sogni, le loro speranze, i loro problemi. Abbiamo uno sguardo sul paese, un certo contatto con la realtà che ci impedisce di girarci dall'altra parte. Taranto per noi musicisti è questo, significa esserci. Avrei bisogno di molto spazio per ringraziare tutti i colleghi e tutte le persone che ci hanno aiutati. Sono quelli che ci hanno messo il lavoro, la faccia, il tempo, il sentimento, l'empatia, la vicinanza alle tematiche che si affrontano su questo palco. Non è scontato, e in questo giorno su questo palco non conta la carriera, non conta la fama, siamo tutti sulla stessa importantissima barca.
E qui arriviamo a un punto fondamentale se si vuole parlare del primo maggio di Taranto, la collettività. Quello di Taranto è un lavoro collettivo, insieme a Michele Riondino, a me, c'è tutta la squadra di persone che sono la vera forza di questa giornata. Parlo del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, è la dimostrazione pratica. La dimostrazione pratica di quello che ormai sembra diventato un luogo comune e invece è solo una stupenda verità. Insieme siamo più forti. Questo è il primo maggio a Taranto, la forza del collettivo, dell'impegno comune, delle idee che si fanno forma e che sono anche sostanza, imprescindibile di tutto. Oggi il mio pensiero va a chi un lavoro ce l'ha e lo mantiene con fatica, a chi un lavoro non ce l'ha e non riesce a guardare al futuro con tranquillità, agli insegnanti che lottano per una scuola più giusta, e parliamo di istruzione, il fondamento della nostra società. Oggi penso ai giovani che sono diventati dei numeri, i numeri di una percentuale di disoccupazione che fa venire quasi le vertigini. Il futuro e il lavoro vivono in simbiosi, entrambi sono dei diritti irrinunciabili, e ringrazio tutti voi oggi per essere qui con noi a gridarlo forte. Grazie, siete anche voi tutti il primo maggio di Taranto. E adesso è arrivato il momento di dare il bentornato ad Andrea Rivera, a Valentina Petrini e di dare il benvenuto a due new entry d'eccezione, Valentina Correani e Mietta, che presenteranno il primo maggio di Taranto. Di Milano 2 miliardi di euro di guadagno e 20.000 occupati, però noi per il momento possiamo solo fare l'elenco dei soldi che si sarebbero occupati, e volevamo ricordarlo perché sono soldi che sono finiti secondo quello che dice la magistratura, e quindi non quattro antagonisti così scalmanati, sono soldi che sarebbero finiti alle tangenti, alla corruzione, alle magagne, alle di imprenditori che grazie agli appoggi politici sono riusciti a vincere questi appalti, spesso con massimo ribasso, a scapito di chi? Sempre degli operai, che ogni volta che c'è un massimo ribasso in un appalto rischiano di rimetterci la vita, di morire perché lavorano in condizioni non dignitose. E allora noi ve ne vogliamo ricordare alcune di queste indagini, che secondo la procura faceva
euro al figlio o procuravano contratti di lavoro. Quanti di voi qua non ce l'hanno un contratto di lavoro e non hanno persone che te lo possono procurare? Guardatele le mani, fatemele vedere. Ma non è solo questo, sono tante le indagini che si sono susseguite negli ultimi anni. L'inchiesta sulla piastra, che è il cuore di Expo, forse l'appalto più importante, un appalto da 149 milioni di euro, un affare che è stato portato a casa con il 41,80% di ribasso. Oppure la cupola degli appalti, le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere collaterali, autostrade, alta velocità, tutto e di più. Sono decine e decine gli imprenditori arrestati, i politici indagati, e noi a questo diciamo basta. Non è così che vanno spesi i soldi pubblici. Chiudo dicendovi questo: oggi le stime sono ancora aperte, ma si dice, fonti autorevoli dicono, che molto probabilmente questo Expo ci costerà ad oggi circa 200 milioni di euro in più di quanto avrebbe dovuto costarci. Ecco, noi questi soldi li vogliamo per territori come Taranto, che vengono reinvestiti in politiche del lavoro per far crescere i nostri territori. Ed è per questo che per noi oggi questa inaugurazione ha luci e ombre. Orgogliosi e contentissimi di aprire questo primo maggio tarantino, io lo dico da Tarantino, i miei musicisti casalentini, soprattutto perché questo non è il primo maggio che ricorda soltanto le vittime e i sacrifici del lavoratore, ma questo primo maggio vi ricorda che questa città è assoluta bellezza! La bellezza ancora tanto da dirci, la bellezza ancora tanto da darci, la bellezza oggi siete voi! Questo è un canto d'oro e vi preghiamo di cantare insieme a noi. Thank you.
conosce anche suo padre. Facciamogli un applauso, vero? E sale adesso sul palco un uomo meraviglioso che ogni mese celebra una messa aggiornando i nomi dei morti della sua città per tumore. Ascoltatelo. Don Prisuto! Amici di Taranto e di tutto il resto dell'Italia, vi porto il mio saluto. Io vengo da Augusta e insieme a me vi salutano tutti quelli che purtroppo subiscono le conseguenze dell'inquinamento della mia città. Ovviamente quando voi pensate ad Augusta pensate sicuramente a Roy Paci, pensate ai Fiorello, ma pensate anche che ad Augusta non ci sono soltanto questi, ad Augusta ci sono anche bambini che non nascono, ad Augusta ci sono bambini che quando sono nati si portano appresso una malattia e durerà per tutta la vita. Ad Augusta abbiamo una delle più alte percentuali di mortalità per cancro. E tutto questo è frutto di scelte sbagliate che ci rende in qualche modo molto simili alla vostra realtà di Taranto e di quelle di altre realtà dell'Italia. Purtroppo l'inquinamento non conosce nessun confine. Io vorrei consegnare un'altra maglietta, la consegno idealmente a tutti voi, ma la consegno in modo particolare al Comitato Libero, Cittadini Liberi e Pensanti, che hanno voluto questa manifestazione. Io ho da darvi un messaggio importante. Sapete perché mi trovo qua oggi? Perché da un anno ho iniziato qualcosa che ha riportato Augusta sotto i riflettori. E lo faccio in base a quello che è il mio lavoro. Io faccio il parroco. Quando ho visto che ad Augusta il numero dei morti di cancro era in forte aumento, ho deciso di istituire una messa in cui ricordo tutte queste persone. Così come si ricordano le vittime della mafia, del terrorismo, delle stragi, è opportuno dare voce a quelli che fanno parte di questa strage silenziosa. C'è una sorta di silenzio che grava sulla città di Augusta, se ne preferisce non parlare, perché dalla città di Augusta, dal suo porto, lo Stato prende una gran quantità di denaro. A quale prezzo questo denaro viene incassato dallo Stato? Molta parte degli italiani non lo sanno. Vi faccio un esempio per farvelo comprendere in maniera molto semplice. Quando andate al distributore a riempire il serbatoio di benzina, di gasolio, di altre cose, sappiate che metà di quel carburante che va a finire nelle macchine degli italiani proviene dalle raffinerie siciliane e purtroppo il prezzo che la Sicilia paga è altissimo. Mentre noi aspettavamo la bonifica,
fare, Marco.
mia. Adesso basta, mi prendo la cazzo e faccio solo di testa mia. Ogni giorno ti fai piante, non si metti mai la faccia. Ma ti promessi tutti i concetti che io tengo qui di tua caccia. La mia foresta, la tua impotenza, ti non fa più tutta la scena. Sai che non sei un partito, ma convertito più all'altezza. Senso cose che mi portile, se non penso ne faccio mille. Però sto percibile, non c'è ricordo e capire. E nei miei non sto giocando, e le volte che sono contento, ho un po' di violento, se non è consueto.
prossimo pezzo è un pezzo di chi non arriva a fine mese, per chi non arriva a fine mese, il canto degli affamati. Sono stato a lavorare tutta l'estate e mi è rimasta solo fame e sete, mi moglie fianca che pare di cera e niente c'ha da croce qualche sera. Sembravo tu fantasmi contro luce, e battaglia non c'è rimasta voce, e stati da lasciare ancora sola. E per questo
facciamo un coro e vi invitiamo a farlo insieme a noi. I popoli in rivolta scrivono la storia. No, muos, fino alla vittoria. I popoli in rivolta scrivono la storia. No, muos, fino alla vittoria. Grazie a tutti. Ragazzi, la bellezza di questo bambini in Campania non muoiono per caso. Oh, e come dice il Ministero della Salute, per cattivi stili di vita, perché mangiano male, perché fumano, i bambini non fumano. I bambini in Campania, come a Taranto, muoiono a causa dell'inquinamento. I bambini in Campania muoiono perché per ammortizzare i costi della produzione i rifiuti sono stati dispensati abusivamente. E questo disegno criminale è un disegno portato avanti dall'imprenditoria criminale e dalle istituzioni, e ne dobbiamo urlarlo forte. Sono loro i mandanti di questo disastro ambientale. Siamo noi gli unici che possono risolverlo, con i luoghi di partecipazione, con la democrazia, con una critica radicale al modello di sviluppo, con le mobilitazioni forti e radicali, a partire da manifestazioni come queste partecipate con decine di migliaia di persone che ci danno la possibilità di essere tanti e di riprodurci, ognuno sui territori, perché noi oggi siamo con il cuore a Milano, dove decine di migliaia di persone stanno sfilando contro Expo. Perché noi tutte le volte che a Taranto i cittadini si mobilitano contro l'inquinamento di quel mostro, noi siamo qui con voi, perché ogni volta che manifestiamo in Campania vi sentiamo vicini. La devastazione ambientale, il razzismo ambientale, questo modello di sviluppo scellerato vanno fermati con ogni mezzo necessario. Siamo qui per questo, moltiplichiamoci, combattiamo e vinciamo. Grazie Taranto, grazie di cuore. Ci hanno fatto credere e continuano a farci credere che il problema sono i rifiuti urbani. È una balla, non è vero, sono i rifiuti industriali da questo circuito peloso come l'Ilva di Taranto. Qual è il problema? Il problema è che esiste un sistema che non funziona più, che non è sostenibile, che non tiene conto della vita umana e dell'ambiente. Questa è la verità. Sono i veleni prodotti da questi circuiti industriali e noi dobbiamo dire no a tutto questo. Ma una vera e propria politica di riconversione industriale che tenga conto della vita e dell'ambiente. Noi chiediamo il diritto alla vita dignitoso e un lavoro dignitoso. Grazie. Allora, loro sono pronti, ora li annunciamo i nomi, perché queste donne meritano tutto il nostro rispetto. Come si chiama? Io mi chiamo Marzia Cacciopoli. Quanti anni aveva e come si chiamava suo figlio? Mio figlio si chiamava Antonio, oggi dovrebbe avere quasi 12 anni ed è finito a 9 anni e mezzo per il tumore cerebrale. Come? Anna, Maria. Tuo figlio? Riccardo, 22 mesi per sempre. Grazie! Taranto, queste sono le persone che dobbiamo prendere come esempio. Il primo passo per migliorare è cambiare i nostri esempi. Facciamoci ispirare da persone come loro e da tutti quelli che oggi saliranno su questo palco. Adesso torniamo alla musica e continuiamo ad emozionarci con un duo che viene da Napoli, un territorio vicino a quello che abbiamo sentito raccontare da queste donne. Un applauso per il loro reazione Francesco Forni! Pensiamo, siamo liberi perché amiamo, siamo liberi per Antonio Riccardo, siamo liberi.
liberi perché siamo qui e questa libertà sarà il seme della nostra giustizia. Impossibile resistere alla tentazione di iniziare tutti quanti di essere tutti in una sola nota. Dateci insieme. Diventiamo una sola voce. Sogniamo di farmi prete, adesso spesso succede al contrario, cazzo! Questa si capisce da un... L'impianto di trasmissione di Radio Vaticana, vai Matteo di fianco! L'impianto di trasmissione di Radio Vaticana è costituito da 58 tralicci alti più di 100 metri con antenne, filari fissi e diverse postazioni di antenne, filari rotanti. Manco Mazzini hanno tutte queste cose, cazzo! Irradiano con onde magnetiche in ogni angolo della Terra. Il rischio di contrarre la leucemia infantile a Cesano è molto più alta rispetto a Roma dove c'è lo smog. Metabolo scoliosi, i punti neri che la tua ragazza ti schiaccia perché non c'aveva un cazzo da fare. Il morbillo, la peste, la colite, c'è una nuova influenza che tutti recepite. Dopo la litosi, i calcoli renali, il diabete, ecco l'influenza che colpisce anche chi crede. E dopo le emorroidi, il colera, c'era una nuova influenza che prima non c'era. Oddio! 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 C'è gente che entra dentro le istituzioni e non fa un passo indietro. Senza se e senza ma, ogni giorno lottiamo per cercare di conquistare diritti e mai dare favori a nessuno. Non ho fatto un atto per fare clientelismo e dietro la porta del sindaco, di me a Messina, non c'è quella fila di prostituzione che spesso c'era, perché i politici hanno bisogno di chi si prostituisce. E qua abbiamo cambiato totalmente rotta. Guardate, dobbiamo avere la forza, stando qua, di creare 1000 movimenti, non è l'1 maggio, deve essere il 2, il 3, il 4, il 5, sempre, tutti i giorni. Se non lavoriamo sempre non ce la faremo mai. Eppure c'è una nazione straordinaria, c'è gente come voi che ha una coscienza alta e la dobbiamo tradurre però in contenuti, in una visione della vita. Guardate, i migranti che vengono e poi siamo tutti scossi di 1000 persone che vanno giù in un attimo, e allora guardate, vogliono fare la guerra agli scafisti, è troppo poco, è il pesciolino, abbiamo bisogno di prendere la balena, è come dire di fare la lotta alla mafia quando hanno preso quello che spara, il killer, ci interessano i colletti bianchi, ci interessano quelli che sono conniventi con lo Stato, con la... E allora voglio dirvi che noi della Sicilia abbiamo avuto tante cose negative come i Topolino, il Provenzano, è veramente poca gente che ha messo sotto scacco un'intera Sicilia e anche più. Noi però abbiamo anche persone straordinarie, dal fango esce qualcosa di buono ed è venuto fuori Falcone, Borsellino e Peppino Impastato. Allora, noi l'impero fa l'offerta speciale al reparto macelleria, ci sono gli uomini sull'altare, il super prete direttore ha già scritto la legge, il lupo farà il pastore e gli uomini faranno la legge. E bisogna andare in vacanza, bisogna andare laggiù sul mondo mare, portare un costume felice e un sorriso a fare la cicatrice, che la vacanza è una settimana sul letto, poi si torna la vita, a quella che non è più. Non ci credo, ci devo aiutare, non dormire, bella mia, ci riscalderemo. Thank you.
Tenimo mare, un sole, un cuore e bella frutta. Questa parola taglia dritta a quasi tutta. Un grigio in cielo, per fa che sta malotta. E tutto qui che tenemo è stata strutta. L'anima lo ecchia, recchia, manca per bocca. E fa l'amore da sta terra che a sta terra nostra tocca. In un futuro meglio no per noi, fallora. Aprite vecchia vecchia e spalanga tu cuore. L'amore è grana per sta terra bella e povera. Ma la disgrazia è come l'acqua in capa giovane. Non so problema che a tatta e la puoi risolvere. Stiamo inguagliati tra diossina, merda e polvere. E la politica in due tipi ci hanno fatto. Con la mafiosa e l'industria la pare le parte. A mano ancora non l'ha messa mai nessuno. E l'aria amara andu segata alla polmone. La vita sporca per goderla sta pensione. Da quando arriva da dura c'è riflessione. Almeno i gamba con la solda che mi passano. Già pensa all'odio non so lacrime che bastano. Tumore, cancro e non remilla malattia. Mi manca l'anima e sfiorare figlia mia. Ma prega tu non chiuda fa perché studia. Studia non si porterà in gamba senza fatica. D'animo mare, un sole, un cuore e bella frutta. Questa parola taglia dritta quasi a tutta. Un grigio in cielo per far che sta malotta. E tutto qui da catenella sta distrutta. D'animo mare, orecchie, orecchie, mano, capo e bocca. E per l'amore da sta terra che a sta terra non si tocca. E il futuro meglio non per noi, allora. Aprite orecchie, orecchie, spalla per un cuore. La picchia male c'è se fumi in due locali. Ma qua lo cala se stai fuma la cristiana. Basta passare da una corsita in ospedale. E vide come iusca sua veritosa. Vaccina e mamma che si chiange in attana. Che si appiglia da malattia da rubana. E c'è non fine soldi a sei mesi da parte. Battete gratis è rimasta sulla morte. Mazza ma come non gli è tempo di scherzare. Purtroppo è questa delusione da realtà. Non mi costretto ad uno simile assassino. Si mi suicida che morivo in un po' prima. Ma fino a quando non c'è stata alternativa. Prova ma sta pulita ma è troppo usiva. Se muore pure rumore o cielo che angelina. Non è la vada bene e non è rimasto scrivere. Da un mare, un sole, un cuore e bella frutta. Usa